oggi siamo in compagnia di una giovane scrittrice, Valentina Vanzini, di Roma, una giovane editor molto frizzante, amante della lettura ma anche della scrittura soprattutto, e oggi vogliamo presentarvi il suo ultimo libro che si intitola Mia suocera è un mostro e racconta la storia di questa ragazza, del suo fidanzato, alle prese un po' con questa suocera. Ora non voglio fare nessun tipo di spoiler, per cui veniamo subito a presentare la nostra giovane autrice che ci parlerà un po' di questo libro. Quindi, buongiorno, cara Valentina, se non ti dispiace ti do del tu, così vediamo di portare un po' questa intervista su un tono confidenziale che ai nostri amici di Caffè Letterario piace molto. Quindi se vuoi iniziare così a raccontarci un pochino, a darci qualche piccola illustrazione di questo libro, poi passeremo con qualche domanda. Va bene, buongiorno a tutti, buongiorno a te. Il romanzo, appunto, come anticipato, si intitola Mia suocera un mostro e racconta come protagonista una ragazza newyorkese appassionata di moda e giornalista che si chiama Lexi Woods, che si innamora di un ragazzo italiano e sbarca in Italia, per la precisione in Sicilia, per conoscere sua suocera e immagina appunto che avrà a che fare con una suocera carina, gentile, che l'accoglierà e gli farà sposare suo figlio. Invece le cose andranno molto diversamente, purtroppo per lei. Il romanzo, insomma, è un romanzo divertente, con momenti, scene abbastanza paradossali, e la nostra protagonista avrà a che fare con una suocera che gli darà parecchio filo da torcere. Ecco, cara Valentina, ma cosa è stato, se c'è stato, ma penso di sì, perché tutti gli autori hanno una musa ispiratrice o hanno qualcosa che li porta poi a focalizzarsi e a sviluppare un'idea in un romanzo. Cosa ti ha ispirato e cosa ti ha portato a scrivere questo romanzo Mia suocera è un mostro? Allora, in realtà molti mi hanno anche chiesto se mia suocera è un mostro, insomma, se mi ispiravo anche alla mia esperienza personale. Diciamo che qualcosa di personale un po' c'è, perché proprio in Sicilia, proprio a Marzamemi, Patino, dove io ho ambientato questo romanzo, ho incontrato per la prima volta mia suocera. Quindi arrivando con l'ansia che caratterizza un incontro così importante, mi sono chiesta cosa sarebbe accaduto se mia suocera fosse stata antipatica, insomma, se non mi avesse accettato. E da lì è nata, poi le cose sono andate diversamente per mia fortuna, però da lì è nata comunque l'idea di scrivere questo romanzo e di fare passare tutte queste avventure così divertenti alla protagonista del mio libro, che dovrà avere a che fare con una suocera tutt'altro che carina. Ecco, una cosa, leggendo questo romanzo e poi dando una scorsa anche a quelli precedenti, mi è parso, poi è chiaro, questa è una mia impressione, puoi dirmi se è un'impressione corretta o meno, mi è parso di trovare un filo conduttore che caratterizza un po' i tuoi personaggi principali, quindi hanno in alcuni punti alcune peculiarità che un po' li accomuna. È una mia impressione o effettivamente tu hai questa particolarità un po' di voler caratterizzare con determinate cose, sfumature, i tuoi personaggi? E diciamo che il filo conduttore della storia è appunto l'ironia, ma anche mi piace più che altro, quando scrivo i miei romanzi, mettere alla prova i personaggi che fanno parte del romanzo. Quindi all'interno del romanzo tutti i personaggi, da quelli principali a quelli minori, anche a quelli che fanno da comparsa, come può essere magari Zia Tizia oppure le amiche che Lexi troverà in Sicilia, e dovranno comunque superare delle prove, dovranno affrontare delle difficoltà e dovranno fare i conti con dei problemi che hanno sempre messo da parte, usando come arma sempre l'ironia, perché sono convinta che sia un modo anche nella vita di tutti i giorni per affrontare i problemi e per superarli in ogni modo. Guarda, è un'osservazione molto bella la tua, perché mi dà lo spunto per la domanda successiva, nel senso che è un romanzo bello fresco, frizzante come te del resto, che si legge bene, poi anche in un periodo estivo ancora meglio, perché è ambientato in Sicilia, che è questa isola fantastica,
Ma questo modo di essere dei tuoi personaggi è indirizzato a un target particolare? Pensavi a un target di una certa età oppure comunque secondo te può essere così apprezzato sicuramente perché comunque è un bel libro, però avevi in mente un target particolare per questo tipo di romanzo? Ma in realtà io, diciamo, essendo un chick lit, era comunque rivolto a un pubblico femminile. In realtà però io sono rimasta veramente molto sorpresa per prima dal fatto che sia stato letto da tantissimi uomini. Io ho ricevuto tantissimi messaggi da uomini anche di 50 anni, signori e ragazzi che hanno letto il romanzo e che si sono appassionati alla storia e che mi hanno ringraziato perché si erano divertiti. Perché la storia è un po' diversa, diciamo. Il tema dell'amore non è proprio propriamente centrale, ma ci sono anche altre tematiche dietro. Quindi è adatto anche a un pubblico maschile, almeno i lettori così mi hanno detto. Beh, diciamo che questa è una buona cosa, no? Perché io non sono una scrittrice, però credo che chi scrive dei libri ha in mente eventualmente un target, come in questo caso tu hai detto essere quello femminile, poi si riscopre invece a trovare riscontro e sensibilità anche nel sesso opposto, beh, hai fatto bingo in un certo senso. In un certo senso hai fatto bingo. Senti, ti dispiacerebbe o ti farebbe piacere, vedi tu come, quale chiave di lettura utilizzare per i nostri amici del Caffè Letterario, dare una piccola descrizione dei quattro protagonisti di Vigo, cioè Mr. Perfect, Rosaria la suocera, Lexi Woods la protagonista e Vito, anche il fratello di James, che è Mr. Perfect. Certo, allora Lexi è appunto la nostra protagonista, che è una ragazza un po' sfortunata in amore, che è convinta di aver trovato finalmente l'uomo della sua vita, dopo tante storie d'amore finite male purtroppo per lei. Quindi affronta questa avventura e l'idea di andare in Sicilia con grande entusiasmo, poi il suo entusiasmo verrà frenato da questa suocera che gli metterà in ogni modo i bastoni tra le ruote. Quindi inizialmente vedremo una Lexi che comunque non si renderà conto di quello che sta succedendo e quindi cercherà comunque in ogni modo di conquistare sua suocera. Poi invece scoppierà una vera e propria guerra perché lei tirerà fuori le unghie. Anzi, doveva tirarle fuori prima, però è andata così. E invece mi perfetta a te, diciamo, l'immagine dell'uomo perfetto che però nasconde un piccolo difetto, cioè il fatto che è un grande mammone. Quindi, mentre a New York si era rivelato l'uomo perfetto, l'uomo ideale, quello da sposare, poi una volta arrivato in Sicilia si scoprirà che il rapporto con la madre è tutt'altro che sano, insomma, che è un vero e proprio mammone. La suocera, vabbè, si racconta da sola. Perché povera, poverina mia protagonista che dovrà affrontare questa suocera un po' subdola, che però non anticipiamo niente, però alla fine un pochino si riscatterà, diciamo, però ne farà di tutti i colori. E alla fine Vito, però non so se posso raccontare senza fare qualche spoiler, è il fratello di questo Mr. Perfect, che è, diciamo, il protagonista maschile della storia, e farà un po' da angelo custode, con una buona dose di ironia anche lui, alla protagonista del libro. Però non posso anticipare niente di più, sennò scopro tutte le carte. No, beh, certo, non ti stiamo chiedendo niente di più, ma ci tenevo che i nostri amici potessero un attimino capire quali erano un po' le caratteristiche dei personaggi principali. E una cosa, perché mi piace chiederlo agli scrittori che noi ospitiamo nel nostro caffè letterario, cosa vuoi dire al tuo libro? Che augurio vuoi dare e cosa ti aspetti ancora, se già non sei stata totalmente appagata da questo bellissimo libro, dal tuo libro, cosa ti aspetti, cosa ti vuoi augurare, quale può essere un po' la chiosa di questo tuo nuovo lavoro e questo prodotto, diciamo, delle tue fatiche, perché in fondo l'impegno e la passione si vede, si sente. Cosa mi aspetto? Prima di tutto mi ha dato veramente tantissimo questo romanzo perché è stata una grandissima avventura, anche con la Newton Compton è stato un viaggio bellissimo. Mi aspetto ancora tanto, mi aspetto che mi dia tante soddisfazioni e che sia letto da tantissime persone, che sia apprezzato e mi aspetto soprattutto che sia l'inizio di un lungo viaggio appunto
nella scrittura, quindi che ce ne possano essere molti altri di romanzi da mettere a fianco di questo. Ecco, ora ti faccio una domanda che così voglio farti un piccolo scherzetto, se me lo concedi, posso? Senti, visto che questo libro, e lo ricordo ancora, è Mia suocera è un mostro di Valentina Ranzini, in questo libro si demonizza un po' la figura della suocera. Vogliamo dire qualcosa anche di positivo sulle suocere? Perché tutti ne hanno una più o meno. Cosa ne dici, Valentina? Vabbè, diciamo che il mio romanzo, come ho detto tante volte, è un romanzo che sì, è in parte diciamo anche dedicato alle suocere, però comunque, come ho detto, si fa tanta ironia. Quindi è un romanzo che possono sia leggere chi ha avuto esperienze negative con le suocere, ma anche chi ha un bel rapporto con la suocera, insomma, per riderci un po' su. Mia suocera per prima l'ha comprato, l'ha letto e ci ha riso su. Quindi è un modo, diciamo, per passare qualche ora ridendo e dimenticando anche i problemi quotidiani, visto che quest'ultimo periodo ne abbiamo avuti parecchi. E quindi anche, può essere anche visto come un piccolo omaggio alle suocere, dai, diciamo. Bene, va bene, Lorena, colgo questa ultima battuta perché mi hai letto un po' nel pensiero, volevo dire giusto questo, prendiamolo un po' come un omaggio alle suocere, quelle più frizzanti lo prenderanno con ilarità, ci rideranno sopra, quelle magari un po' più arcigne potrebbe essere spunto di riflessione. E quindi vi saluto, cari amici di Caffè Letterario, saluto Valentina Vanzini, ricordo ancora il suo libro Mia suocera è un mostro e soprattutto la ringraziamo per averci dedicato il suo tempo, il suo sorriso e le chiediamo di essere nostro ospite per la prossima Grazie a voi, pubblicazione. magari mi farebbe molto piacere. Grazie. Grazie, arrivederci.